la gente che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende, non si arrenderà, che lotta sempre per la verità. E questo è il popolo della libertà. Grande il sogno che ci unisce, un sogno grande che si realizzerà. Buonasera a tutti, si sente? A posto. Buonasera a tutti amici, vi ringrazio per essere accorsi così numerosi nonostante i comizi in piazza. Vedo che l'abbiamo spostata per una sera la piazza. Ed è un segnale importante. Prima del mio intervento ho chiesto ad un amico, ad un candidato, uno che si propone per la prima volta, di darci due battute, di darci due sue considerazioni. Passo la parola quindi all'amico Francesco Carucci. Buonasera a tutti, come diceva Francesco mi affaccio la prima volta a una campagna elettorale vissuta in prima persona, ho 30 anni e svolgo la professione di consulente del lavoro, una professione che mi permette giornalmente di essere a contatto con gente di ogni estrazione sociale, culturale e politica, ma mi verrebbe da dire nel momento grave di crisi che attraversiamo che più che avere a che fare con loro, a che fare con i loro problemi e le difficoltà che quotidianamente incontrano nella gestione delle loro attività, della loro vita. Si tratta infatti di persone, di imprenditori, agricoltori, artigiani, ma anche lavoratori dipendenti, disoccupati, studenti e così via. Prima di firmare per la mia candidatura, in verità ho ricevuto anche altri inviti da altre coalizioni politiche e pensando e ripensando al da faccio che alla decisione da prendere, ho creduto opportuno che un giovane della mia età che vive e ama il suo comune, il suo paese, nel comune in cui egli stesso lavora, ho preferito scendere in campo e ovviamente non potevo scegliere di meglio che una lista intitolata Palagiano nel cuore, che già nel nome stesso racchiude un po' tutti i principi che poi sono i principi stessi dell'intera coalizione. La maggiore certezza mi deriva dal fatto della scelta fatta mi deriva dal fatto che è una lista di centrodestra, un centrodestra finalmente unito nel quale non ci sono dissidi interni, un centrodestra che annovera fra i suoi candidati e fra le sue persone nuove e giovani, ma soprattutto persone per bene come noi. Basti pensare al giovane candidato sindaco, l'amico Francesco Serra, che a soli 25 anni dimostra l'esperienza politica maturata sul campo e la conoscenza delle dinamiche e dei meccanismi della macchina amministrativa che sicuramente fra poco guiderà. Palagiano è un comune... Yeah, yeah.
Palagiano è un comune che vive prettamente di agricoltura, un settore che da troppi anni versa in crisi, prima ancora che della crisi economica tutta l'Europa cominciasse a parlare. I problemi dell'agricoltura di Palagiano, ma un po' diciamo di tutta la provincia, di tutta la regione, di tutto il sud Italia, derivano da vari fattori: il fattore burocratico, la forte pressione fiscale dovuta a molte imposte, prima fra tutte l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, che in alcuni casi non sarebbe nemmeno da pagare, ma che l'agricoltore arbitrariamente non può permettersi di evadere se non costituendosi in giudizio e ovviamente sperando di trovare un giudice che interpreti la norma e la giurisprudenza nello stesso modo del contribuente. Altro grave problema è l'Equitalia e la richiesta dei tanto famosi contributi agricoli unificati, che negli anni scorsi gli agricoltori non hanno potuto pagare, non che non hanno voluto pagare, non hanno potuto pagare per la misura direi quasi impossibile. Ovviamente, come sapete, il comune non si può porre a risolvere questi problemi perché non ne ha i poteri, però da parte nostra nel programma che ci siamo prefissi, se voi il 6 e 7 maggio ci darete fiducia, possiamo quantomeno porre le basi per una ripresa dell'attività agricola ed economica generale del nostro comune. Ci proponiamo infatti di creare un ufficio agricoltura adeguato e competente, di avere finalmente un assessore all'agricoltura che manca ormai da anni nel nostro comune. Ci proponiamo di far conoscere all'estero, esportandolo, il nostro famoso Clementine, e ci proponiamo soprattutto di creare le condizioni per la commercializzazione del prodotto al nostro interno, diciamo una sorta di mercato all'ingrosso, ovviamente al passo con i tempi, come quello che nel 1950 a Palagiano fu realizzato dall'allora sindaco dottor Rocco Valente, nonché mio nonno, che poté risvegliare l'economia della nostra comunità, sia per il settore agricolo che per tutti quei settori connessi, quali la vendita dei fertilizzanti, dei prodotti per l'agricoltura, la commercializzazione e così via. Altro grave problema nel nostro comune è che i nostri amministratori negli ultimi 40 anni forse non si sono mai occupati e preoccupati di valorizzare il nostro territorio facendone conoscere la storia ai residenti, ai cittadini, e cercando di attrarre il turismo dei forestieri. Ovviamente non posso dilungarmi molto perché devo cedere la parola all'amico candidato sindaco Francesco Serra, che credo tutti voi abbiate voglia di ascoltare, e mi auguro che il 6 e 7 maggio ci diate a primo turno la vostra fiducia, e vi chiedo praticamente di sostenere noi giovani. Viva Palagiano, viva il centrodestra, viva Ciccio Serra. Toglimela. Buonasera a tutti di nuovo, buonasera a tutti i cittadini che abitano questa bella zona, la zona Micagna. Vi vedo alcuni affacciati ai balconi, curiosi e sicuramente interessati a quello che la nostra coalizione ha da dirvi. Vi ringrazio, torno a ripetere, perché vi vedo molto numerosi, vuol dire che abbiamo approntato non con le chiacchiere ma con i fatti una coalizione che è coesa, che è forte, dove tutti a braccetto camminano uniti per il bene del nostro comune. È un segnale importante, perché la coesione sarà la nostra forza se il 6 e il 7 maggio i cittadini ci pregeranno della loro fiducia. Con questa breve premessa voglio brevemente spiegare la nostra presenza in questa piazza stasera. In tanti
nelle cui case sta riecheggiando adesso la mia voce. In tanti non l'avete mai sentita da questa piazza la voce di uno che si candida ad amministrare questo territorio. Questa è una delle pochissime, se non l'unica volta che un candidato amministratore viene a parlarvi, amici della zona Micianica. E noi, il nostro tour, il nostro percorso delle zone di Palagiano, abbiamo scelto di cominciarlo da qui. Abbiamo scelto di cominciarlo da questa zona. Che voci di popolo dicono legata ed orientata verso altri leader, il 6 e il 7, e invece noi vogliamo che, come sempre, sia nostra roccaforte, ma non roccaforte del centrodestra, roccaforte dei cittadini che credono in un paese migliore, che il 6 e il 7 daranno la fiducia ai programmi e non alle alchimie politiche, a chi si propone di fare i fatti e non a chi vi ha venduto chiacchiere. Noi partiamo nella redazione del nostro programma 2 mesi fa dal girare le case anche di questa zona che in via Puglie mi ha visto crescere. Io sono stato da bambino qui nella strada attigua.